Intanto siamo alla metà del primo. Szczęsny va largo da De Sciglio. Rabiot anticipa Vlahović, che poi serve. Vlahović torna da Rabiot, che va sul sinistro, vede largo Kostic, palla per lui in area di rigore, lo stop, il sinistro di Kostic, e avanti la Juventus alla metà del primo tempo. Ha segnato Kostic dopo i due assist dell'andata, questa volta il gol lo produce lui. 1-0. Ed è il terzo in campionato per Kostic. Avanti la Juve, esultanze più o meno composte, molto più vibranti in campo, composte in tribuna. È passata la Juve con questa azione, Rabiot prima di Vlahović, Rabiot per Vlahović, Vlahović per Rabiot, che vede largo a sinistra Kostic, si mette nelle condizioni per andare preciso da lui, e qua probabilmente Darmian si prende un po' troppo tempo per andare a chiudere su di lui, va in maniera poco convinta, non chiude lo specchio di tiro, Onana è sul primo palo, il secondo è tutto vuoto e va proprio lì Kostic a segnare il gol del vantaggio bianconero. Abbiamo visto il tentativo di stop di Vlahović, probabilmente sarà indagando su questa azione del francese il VAR per verificare se ci sia o meno un tocco con il braccio nel mettere il pallone a terra. Adesso scopriamo. Kif in comunicazione con Mazzolini e Piccinini. Check in corso per un possibile fallo di mano. Qua rivediamo. Sembra di sì. Sembra che il pallone vada a scendere proprio sul braccio di Rabiot, che aveva l'intenzione di andare col petto, non ci è riuscito. Poi il resto dell'azione lo abbiamo visto. Per capire se la palla scenda sul braccio di Rabiot, su quello di Vlahović. Qua rivediamo Vlahović che va da Rabiot e poi la palla viene allargata a Kostic. Check che si è concluso, convalidato il gol di Kostic, e dunque si riparte dall'1-0 Juventus.